Ciao a tutti, sono Matteo e quest'oggi abbiamo un video in cui gioco con un giocatore di Milano, tra l'altro venuto qui in provincia di Benevento per l'estate, che gioca con dei puntini lunghi sul rovescio e gomma liscia sul dritto. Abbiamo provato su taglio, palla liscia, diciamo un po' tutto, giocare appunto contro i puntini che è un po' il mio punto debole. Oltre questo abbiamo anche concluso con una partita che vedrete proprio in questo video. Quindi vi lascio al video, vi ricordo di iscrivervi, di mettere mi piace al video e di premere sulla campanella delle notifiche per rimanere aggiornati su tutte le attività di questo canale. Buona visione. Poi fai il top, certo. Ah, più. Mi vuoi che non ho sbaglio, capito? Sì. Guarda, la prendo. Era buono questo. Sì. Troppo in piedi ciò. Gioco in piedi, devo saltare passato. Dove fare questo qui? Era più alto. Non basta mai. Un po' ci riesce. Thank you.
Adesso abbiamo la partita, appunto, dopo l'allenamento, e insomma vedete che poi non cambierò la parte del tavolo, non gireremo, proprio perché, come avete visto, la telecamera è a favore, diciamo, di una sola parte del tavolo. Dai, dai, sopra. Mamma mia. Qui accade una cosa alquanto curiosa che alla fine succede giocando. Diciamo, in questo sport succede assolutamente, sarà capitato sicuramente anche a voi migliaia di volte, come anche a me. Cioè, praticamente c'è un disguido riguardo un punto, non so, uno spigolo, una retina, qualcosa, un servizio, eccetera eccetera. Quindi può succedere. Ora, il mio consiglio, visto che sicuramente sarà capitato ad alcuni di voi che magari ve la siete presa, avete iniziato ad alzare la voce, eccetera eccetera, questo è sempre la scelta sbagliata, inutile, perché alla fine è di allenamento, non è importante fino in fondo la partita in sé. È importante impegnarsi alla morte assolutamente per vincere, eccetera eccetera. Insomma, sempre bisogna impegnarsi come se fosse una finale mondiale. Però quando succedono queste cose non è necessario, ecco, discutere troppo sul punto. Io infatti l'ho lasciato fare, a me non sembrava la pallina avesse, diciamo, fosse rimbalzata due volte sul tavolo quando ho colpito col top, ma sono cose che succedono, non fa assolutamente nulla. Quindi nulla, ve l'ho detto anche per rendere più chiaro il video, dato che magari vedendolo si può non capire, ecco. Quindi vi lascio alla fine del video e buon proseguimento. No, non è 7-6 per me. Ma è stata dura, infatti. Ah, due tocchi, va. Ok. Dieci, nove.